Siamo molto contenti per questa bellissima giornata, questo pomeriggio in cui l'amministrazione di comunale di Cerisano ha inteso dedicare alla campagna Plastic Free. Oggi presentiamo alla cittadinanza non solo questo importante tema, ovvero della riduzione della plastica, ma evitando, diciamo, delle ordinanze, delle imposizioni, cerchiamo di parlare alla gente e di convincerli della bontà di queste iniziative, e lo facciamo intanto rivolgendoci alle nuove generazioni, ai bimbi dell'Istituto Comprensivo di Cerisano in particolare, e a loro doneremo questo gadget che è una borraccia personalizzata con lo stemma del comune e della Prologo di Cerisano, e abbiamo così pensato di partire proprio dalle nuove generazioni. La mensa di Cerisano altrettanto sarà plastic free da quest'anno, già per tempo abbiamo predisposto tutte le iniziative amministrative per affidare il servizio ad un soggetto che potesse poi offrire questo servizio senza l'uso della plastica. Anche in questo modo riteniamo di anticipare in un certo senso quello che nel 2021 inevitabilmente sarà poi un'imposizione di legge. È un modo che stiamo pensando di pian piano di far avvicinare la gente a questo processo, secondo noi ormai ineluttabile e ineludibile. Per quanto riguarda l'iniziativa di Plastic Free, anche come assessorato abbiamo deciso quest'anno di indire il bando nel mese di luglio per quanto riguarda l'assegnazione del servizio mensa, inserendo una clausola molto importante, l'utilizzo di materiale Plastic Free, quindi materiale biodegradabile. Il 1° ottobre è partito il servizio mensa nell'Istituto Comprensivo di Cerisano, già con l'utilizzo di piatti, bicchiere, posate, tutto ciò che è necessario per il servizio biodegradabile. Oggi invece abbiamo consegnato le borracce non soltanto ai bambini della scuola materna, bensì anche ai bambini che frequentano sia la scuola primaria che la scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Cerisano. Ottima iniziativa, speriamo che dai bambini parte, diciamo, questo principio, questo buon esempio, in modo tale da trasmetterlo anche in tutte le famiglie. Quando sono stato eletto, ho promesso ai miei cittadini di rinunciare all'indennità di carica a favore dei fini sociali. Quest'anno, diciamo che una parte della mia indennità di carica è stata destinata all'acquisto delle borracce per i ragazzi. È un'iniziativa che si inquadra in una serie di iniziative che stiamo facendo all'interno del comune in tema ambientale, che partono dai rifiuti, che partono dalla sostituzione delle lampade a LED, che danno una serie di nuove attività che vanno nel senso appunto di una maggiore tutela dell'ambiente, ma anche del tenore di vita del nostro piccolo borgo.